Ma io di solito guardo poco al passato, però senza tornare troppo indietro, a me sabato è dispiaciuto tanto perché è una partita di ottimo livello, dove con un pizzico di fortuna e se nell'episodio del rigore l'arbitro, come da regolamento, avesse ammonito e quindi espulso il difensore che ha commesso il rigore, parlavamo di altre cose, già questi erano due punti. Ma a carattere generale io credo che tre punti ci mancano e cercheremo di recuperarli diversamente. Però è logico che è un campionato difficile, sabato avremo una partita altrettanto difficile, però i ragazzi ci hanno abituati che quando giocano contro squadre che sulla carta sono superiori ci danno delle buone soddisfazioni. Posso dirlo con certezza che sicuramente faremo qualcosa sia in entrata ma che in uscita, perché è normale che dobbiamo cercare di equilibrare i conti. E sicuramente faremo questo, però abbiamo individuato dei ragazzi che potrebbero darci una mano, come daremo possibilità ai nostri ragazzi di avere più spazio da altre parti. Confermo che sono due giocatori che mi piacciono e non poco. Insomma, Leonetti l'abbiamo trattato anche quest'estate ed era uno dei attaccanti che più in qualche modo pensavamo potessimo prendere. Ma anche lo stesso Costantino lo conosciamo bene, quindi assolutamente confermo la stima nei ragazzi. Un tassello a centrocampo e uno in difesa, anche perché i nostri giovani stanno facendo molto bene. E quindi vorremmo inserire alcuni elementi che siano anche con una certa esperienza, mantenendo sempre dei parametri di bilancio, quindi con qualche campionato in più sulle spalle, giocatori un po' più affidabili.